positivo, questi ragazzi hanno buttato tanto impegno, tanta volontà, hanno lottato, ovviamente sulle due situazioni dei due gol della Sampdoria ci sono due nostre grosse ingenuità, però è anche vero che è una partita macchiata da due errori arbitrali gravi, perché se te fischi un rigore dopo 2 minuti, che è tutto da verificare l'entità di quella spinta, non puoi non fischiare il rigore al 33esimo su Ferrante, perché viene cinturato e buttato giù. Quindi se c'è rigore c'è per tutte e due le squadre, se non c'è rigore non c'è per nessuno delle due. Ma se c'è rigore fischiato alla Sampdoria c'è sicuramente anche quello su Ferrante, che mi sembra il contatto molto più importante e determinante rispetto a quello con il quale l'arbitro, dopo neanche 2 minuti di partita, ha dato il calcio di rigore alla Sampdoria. Quindi ovviamente si parte col piede sbagliato. Mister, gli ha dato una spiegazione perché abbiamo visto che si è andato anche a confrontare, no, con No, l'arbitro. noi facevamo. Io non ho protestato perché sul rigore della Sampdoria ero lontano, mi sono fidato del VAR. Come sul secondo rigore, sul rigore su Ferrante era un po' più vicina e la spinta è stata visibile dalla posizione dove ero io. Mi è stato detto che lui non ha rilevato niente, che i varisti non hanno rilevato niente. Io mi sono rivisto le due situazioni e non regge questa spiegazione. Dal mio punto di vista non regge questa spiegazione. Chissà se Rocchi l'avrà vista dalla tribuna. Ma intanto noi siamo abituati, prepariamoci perché sarà un'altra annata come quelle precedenti, non saremo mai fortunati in queste decisioni e con il VAR. Mister, però segnali positivi da parte dei giovani, Favasuli, Raimondo, Pittià. Qui l'ho detto, ragazzi sono stati bravi, volenterosi, hanno. Anche Pittià e soprattutto Raimondo sono entrati molto bene in partita. Sappiamo che ovviamente quando si ha tanti giovani si può anche, diciamo, nella gestione della partita sull'esperienza si può anche concedere qualcosa. Però io dico che secondo me il risultato è anche ingiusto perché la Sampdoria, tranne il calcio di rigore e il secondo gol in contropiede, Iannarino non ha fatto una parata. Noi abbiamo creato delle situazioni con falletti nel primo tempo e altre situazioni. Il secondo tempo abbiamo fatto molto bene, quindi il risultato forse è più giusto per la differenza di organico che non per quanto si è visto oggi sul campo in questa partita.